avuto l'idea di iniziare un'attività di produzione dei sigilli per il burro che venivano utilizzati per dare il marchio di garanzia sul palato di burro, e da lì si è sviluppata come azienda produttiva per articoli che vanno dal settore della cartotecnica al settore dell'abbigliamento, specifico per l'abbigliamento del bambino, per la calzatura e per la pelletteria. Mio padre ha proseguito questa attività iniziando 45 anni fa, praticamente da quando era ancora un'azienda artigianale fino a farla diventare una piccola azienda italiana. È subentrato mio zio, che arrivava da un'esperienza differente di anni di IBM, e ha permesso a questa azienda ancora di più di svilupparsi, informatizzarsi in tutte le sue parti e creare un reparto commerciale, un'area commerciale importante. A questo punto, dopo purtroppo la dipartita di mio zio, precoce dipartita di mio zio, mio padre ha preso in mano tutto, Gaetano Roccosta, e io sono entrato insieme a lui 7 anni fa, iniziando un percorso di crescita e di conoscenza all'interno dell'azienda, per poi arrivare a fare la direzione generale e a gestire l'area commerciale e marketing. Anche il know-how per la produzione delle macchine applicatrici che garantiscono la qualità dell'applicazione nei diversi settori di sbocco. Cosa vuol dire? Che produciamo gli accessori, ma non solo, forniamo anche al cliente una corretta, e non solo corretta, ma anche soprattutto un'applicazione di qualità che serve per garantire la qualità in toto a 360 gradi. Dalla nascita fino alla posa sul capo, sulla scarpa o sulla borsa. Due anni e mezzo fa nasce questo nuovo progetto che si chiama Sincro, che raccoglie l'eredità tecnica e la capacità tecnica di 52 anni di storia e la porta a un livello diverso. La porta più vicina a un mondo legato all'accessorio di moda, legato al design del prodotto. Quindi facciamo base e facciamo, come dire, iniziamo le nostre attività attraverso quello che è FIMMA, e riusciamo a esprimerci con ricerche di stile e ricerche, e non solo, ma anche ricerche con brevetti e tipologie di prodotti che diventano unici. Come si esprime Sincro nel suo lavoro? Che cosa propone al cliente? Come dicevo prima, l'esperienza tecnica di FIM, prodotti unici che vengono studiati all'interno di FIM, di Sincro, scusate, e brevettati, ma non solo. La capacità di poter accogliere le esigenze del cliente e poterle trasformare insieme a quello che è la nostra parte tecnica in un progetto che viene fatto ad hoc e su misura per il cliente stesso. Cosa vuol dire? Che studiamo magari, diamo delle proposte di design, ma insieme al cliente riusciamo a non solo proporre una nuova veste grafica, una nuova forma, un nuovo colore, ma proponiamo un nuovo accessorio. Nel senso, noi possiamo in questo momento essere una fucina di idee per il cliente che vanno sia dall'estetica del prodotto sia alla risoluzione di problemi specifici che possono riguardare l'applicazione stessa, avendo noi come storia e come esperienza questi due fattori che diventano determinanti oggi per riuscire a, come dire, fare qualcosa di diverso. Perché ok, il design della borsa, come dicevamo prima, ok, la forma della borsa, ma può essere anche importante l'impreziosimento con una chiusura, con un piedino sotto borsa, con un lettering indipendente studiato insieme al cliente, soprattutto per far sì che il prodotto possa essere più ricco e possa risultare ancora più unico e specifico. Che stiamo in questo momento spingendo molto si chiama One Clock, è lettering indipendente che viene applicato
in un unico movimento, in un colpo sul prodotto o sulla borsa o sulla scarpa in questo caso, anche in abbigliamento può essere utilizzato, e le caratteristiche specifiche sono che il prodotto prima di tutto è, non può avere margini di errore nell'applicazione, cioè scambiare una lettera rispetto all'altra. Avrà l'applicazione della scritta e delle lettere in linea e la controparte che c'è di questo prodotto applicato, essendo fatta in una mescola particolare di resine e plastiche, permette al prodotto di essere flessibile, quindi poterlo applicare anche non soltanto sulla plancia frontale della borsa, ma anche sulla parte di fianco di una scarpa o il retro di una scarpa o su una maniglia di una borsa. Questo prodotto nasce dal nostro studio, è un brevetto internazionale e viene completamente studiato e ideato insieme al cliente, secondo le sue esigenze di applicazione, cioè dove viene posizionato, ma non solo, anche secondo quello che è la caratteristica del logo, per rendere ancora più riconoscibile quello che è il logo e la borsa e l'accessorio che il cliente sta proponendo in questo momento.